7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Ciao a tutti, benvenuti al mio canale Amazon Man. Io sono Jason, sono qua oggi un altro unboxing di un prodotto acquistato su Amazon.it. Se oggi si tratta di un altro paio di cuffie Bluetooth, non ho acquistato questi per me, ho acquistato per un parente per Natale. Ho approfittato a fare questo video per fare questo unboxing e anche metto in confronto con questi cuffie dell'Aukey che ho fatto la recensione unboxing un paio di settimane fa, perché volevo fare questo confronto, che sono molto simili tra di loro durante la batteria e la qualità dell'audio, ma vanno inserite nel rack in due modi diversi. Queste sono quelle classici con il tappino in silicone che vanno inserito proprio dentro il canale, dentro l'orecchio, che si chiamano in-ear. Invece questi si chiamano semi-in-ear, che sono praticamente poggiati solo dentro l'orecchio, non vanno proprio infilato dentro il canale, dentro l'orecchio. A lungo andare, magari sono certe persone che trovano fastidio questi qua, che si tengono in orecchio per tante ore, invece queste magari danno meno fastidio. Io preferisco questi perché per fare attività sportivo sembra che rimangano più fermo dentro l'orecchio, diciamo. Invece queste sono solo appoggiato, magari possono saltare via se state correndo o fare altre attività sportive. Come detto, sono molto simili tra di loro durante la batteria, qualità dell'audio, i bassi sono belli su tutte e due. Ho già provato questi per un paio di giorni, mi trovo abbastanza bene. Adesso ho rimesso tutte le altre scatole, così facciamo questo box unboxing giusto per farti vedere cosa c'è dentro la scatola. Allora, la ditta che fa queste cuffie Bluetooth si chiama Tronsmart Oxy Ace Bluetooth Cuffie. Questa è la scatola che arriva a casa. La ditta si chiama Tronsmart Oxy Ace. La mia scatola è un po' rovinata qua dietro, ma per fortuna il prodotto dentro non era danneggiato in nessun modo. Va bene. Questa volta va bene così. Apriamo la scatola, ti faccio vedere cosa c'è compreso nella scatola. Poi ti do un po' di caratteristiche di queste, anche se sono molto simili a quelle della Aukey EP-T25. Allora, dentro la scatola abbiamo le due cuffie, somigliano molto a quelle iPods dell'Apple. Come vedete sono praticamente identici. Tiriamole fuori tutte e due, facciamo qua. Abbiamo la custodia di ricarica. Qui siamo 4 LED davanti per far vedere la livello di ricarica. C'è scritto qua fuori Tronsmart. Qua abbiamo ingresso USB-C per carico rapido, diciamo. Allora, sotto cosa abbiamo? Allora, qua sotto abbiamo allora il libricino di istruzione, abbiamo la garanzia, dovrebbe essere anche in italiano, mi sembra, sì, mi sembra che sia anche in italiano. Comunque, mettiamo a parte queste, cosa c'è? Qua abbiamo il cavetto USB-C, abbastanza corto come cavo. Allora, qua abbiamo due microfoni su ogni auricolare. C'è uno qua, l'altro essere qua sotto, mi sembra. Sì. Adesso vi do un po' di caratteristiche su questi cuffie Bluetooth Tronsmart. Una cosa che hanno in più è hanno la cancellazione del rumore, diciamo il rumore esterno dell'orecchio riescono a diminuire, diciamo, utilizzando le loro microfoni, che tutti e due hanno due microfoni, uno sopra e uno sotto. Hanno queste tecnologie che riescono a diminuire il rumore esterno. Se proprio vuole escludere totalmente, ti consiglio uno di questi. Questi qua dall'Aukey che vanno proprio inserito dentro la rack, ma utilizzando queste tecnologie qua escono a diminuire, non totalmente, ma si riesce a sentire anche il rumore esterno.
hanno IPX5 impermeabile, si può riprodurre musica per un massimo di 5 ore con una ricarica. Nella custodia abbiamo una batteria di 400 mAh, questa è la custodia, che puoi caricare le cuffie 4 volte. Alla fine avete un totale di 25 ore di riproduzione di musica volendo, con le 4 ricariche che c'è qua dentro. Abbiamo carica veloce con USB-C qua sotto, come detto prima. Abbiamo la 4 LED che fa vedere la vera ricarica della custodia. Anche con queste cuffie Bluetooth abbiamo la connessione veloce, basta aprire la custodia. Vedete sullo schermo, lui automaticamente si collega, è già collegato, mi dice anche la carica delle le cuffie. Vedete, le cuffie sono qua dentro. Per disconnettere basta chiudere la custodia. Tempo di ricarica della custodia è più o meno un'ora e mezzo, anche per le cuffie sono un'ora e mezzo più o meno per ricaricarle. Poi abbiamo il touch control, che è qua sopra, questo pezzettino argento qua è dove funziona il touch, che è diverso ovviamente di quelle della AUK, che è qua, questa zona qua è touch. Niente. Allora, magari come ho detto prima, abbiamo 4 cuffie incorporato, cioè 2-2 diciamo, che possono essere utilizzate tutte e due per telefonare e ricevere telefonate. Adesso vi spiego come funziona il touch control. Una cosa che abbiamo in più anche su queste cuffie, possiamo gestire anche il volume, invece sulle altre non si può, devi usare il cellulare. Allora, per toccare una volta l'auricolare destro per alzare il volume, tipo praticamente tocco una volta, piano piano si alza il volume. Per abbassare il volume tocca una volta l'auricolare sinistra. Per rispondere o terminare la chiamata tocca due volte uno dell'auricolare, basta toccare due volte, si termina o risponde la telefonata. Per rifiutare la telefonata, anche su tutto due, si tiene premuto per 2 secondi. Musica. Allora, per play o pausa, basta toccare due volte uno auricolare, due volte veloce. Prossima traccia, tieni premuto l'auricolare destro per 2 secondi, 1, 2. Per la traccia precedente, auricolare sinistra sempre per 2 secondi. Per assistente vocale, Siri, quello che vedete voi, 3 volte veloce, 1, 2, 3, e si attiva assistente vocale. Vabbè, comunque io ho usato per un paio di giorni giusto per vedere come funziona abbastanza bene, la cancellazione del rumore esterno funziona abbastanza bene. La durata della batteria è ottima, anche 4 ore e mezza, 5 ore quasi. Sono molto simili a queste della AUK, sono una buona alternativa, magari se questi ti danno fastidio, magari meglio prendere un paio di cuffie tipo queste, tipo quelle che assomigliano molto, come detto prima, della iPod, della Apple. Niente. Costano più o meno uguale all'AUK, intorno ai 30 euro, ho portato a casa sì un 29 euro mi sembra. Niente, sono fatti molto bene, si sente bene l'audio, i bassi sono abbastanza profondi, l'audio è molto chiaro, pulito. Funzionano abbastanza bene, come detto sono una buona alternativa a questi qua, se questi qua ti danno fastidio. Niente. Se hai trovato questa recensione, unboxing, confronto con queste altre cuffie in-ear, queste semi-in-ear della Transport, no! Se hai trovato questa recensione utile, mettimi piace, buone feste a tutti, poi ci vediamo alla prossima video. Ciao!